Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una prova pratica di un paio di telefoni, vediamo di fare una comparativa. Abbiamo il top di gamma di casa HTC, parliamo di HTC One X, e abbiamo il top di gamma di casa Apple, iPhone 4S. Vediamo quindi di realizzare questa comparativa tra le camere. Stiamo registrando con stabilizzazione video attiva a 1280x720. Vediamo quindi come si comportano, per esempio, nella messa a fuoco. Vediamo quindi come possiamo apprezzare sia la strada nel suo complesso, sia il nostro panettone. Come vedete, quindi non ci sono particolari problemi di messa a fuoco in continuo. Vediamo di realizzare un rapido pan. Come vedete, io posso muovere rapidamente la mia camera da un estremo all'altro della strada e pretendere di vedere a fuoco, appunto, quando andiamo poi a puntare uno o l'altro capo della stessa. Vi abbiamo già realizzato diverse demo in merito, così appunto da permettervi quindi una più facile comprensione di cosa può essere permesso di fare appunto con questo paio di camere. Andiamo quindi a completare questa comparativa. Vi renderemo ovviamente disponibili i filmati così come escono dai telefoni. Vi lasciamo completa libertà di giudizio. Bisogna comunque sottolineare che la camera che HTC ha deciso di inserire in questo One X risponde bene. Sono stato positivamente sorpreso dal vedere comunque scatti di buona qualità, video di buona qualità, nonostante la presenza appunto di Android, quindi notiamo un miglioramento anche da questo punto di vista. Ovviamente vediamo di procedere con il test a breve nella variante a massima definizione. Vediamo come nello specifico, vediamo la messa a fuoco appunto della gnocca in questione con il costume da bagno, possiamo apprezzare come riusciamo a gestire sia sorgenti molto illuminate che poco illuminate con una buona facilità. La demo è conclusa, normalmente appunto le facciamo sui 3 minuti, quindi li abbiamo raggiunti, pertanto ora vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online. Un saluto, a presto da Giuseppe Ragozzino.